Grazie Presidente. Dunque, io ho ascoltato con molto interesse le dichiarazioni di Pistelli, il Vice Chiedo Ministro scusa, Pistelli. onorevole Di Stefano. Colleghi, colleghi, per cortesia, poiché non abbiamo in previsione votazioni, chi non è interessato al dibattito può uscire dall'aula con grande tranquillità e con grande serenità. Chi invece resta in aula dovrebbe usare la cortesia o di utilizzare un tono della voce molto basso oppure meglio ancora il silenzio. Prego, onorevole. Grazie Presidente, peccato che escano, speravo di convincerli al pacifismo. Ho ascoltato con molto interesse il Vice Ministro Pistelli e mi ha colpito una frase in particolare, più di una ma una su di tutte, ovvero che qualcuno starebbe usando la tematica esteri per alimentare spaccature interne ai gruppi. Ora, io accetto questo sfogo personale del Vice Ministro, probabilmente si riferiva al governo e alla maggioranza che lo sostiene, perché qui nessuno, almeno il Movimento 5 Stelle, non sta facendo assolutamente una battaglia né per rinsaldare il gruppo né tantomeno per spaccarlo, bensì per arrivare a un obiettivo politico, che è quello della nostra visione della politica estera e del ruolo dell'Italia nella politica estera. Capiamo perfettamente, ce ne siamo resi conto durante il dibattito nel Comitato dei 18, che le visioni interne alla maggioranza sono molto distanti tra di loro relativamente alla politica estera e alla nostra posizione, ad esempio, in Afghanistan. E rabbrividisco all'idea che queste battaglie interne possano o debbano influenzare delle scelte che il Paese deve prendere invece nel rispetto del diritto internazionale, dei doveri che abbiamo in termini di cooperazione e del rispetto soprattutto della vita umana e della dignità di alcuni popoli che sono poi soggetti alle nostre scelte. Se questa è la politica estera che pensate di fare, sappiate che con noi non riuscite mai a dialogare, perché la nostra politica estera, o meglio quello che sogniamo essere la nostra politica estera, è orientata al rispetto di questi valori di cui parlavo precedentemente, che per noi non sono barattabili. Accettiamo quindi questo sfogo. Accettiamo quindi questo sfogo. E mi turba vedere un viceministro degli esteri, quindi non della difesa, venire qui a difendersi, perché il suo discorso è stato un discorso di difesa delle scelte fatte dal governo, anziché ad attaccare, perché io da un rappresentante degli esteri mi aspettavo un discorso in attacco alle scelte del governo, perché non possiamo pensare di svendere la nostra attenzione alla cooperazione internazionale e a ciò che l'Italia dovrebbe fare in termini di politica estera, a degli accordi pregressi in termini di difesa invece, che nulla hanno a che fare con questo. E allora io da Pistelli mi sarei aspettato un discorso di denuncia, un discorso orientato al: signori, mi dispiace, non posso farci nulla, non ci hanno dato soldi per la cooperazione, li usiamo tutti per le missioni internazionali. Questo sarebbe stato un discorso probabilmente non facile da fare, perché chiaramente contro il suo stesso governo, ma sicuramente più onesto e più probabilmente di giusta critica. Il Paese ha bisogno di questo, signori. Il Paese ha bisogno di un governo che parli chiaro. Siamo stanchi di sentir parlare di crisi che non esistono quando invece ci sono. Siamo stanchi di sentir parlare di missioni utili quando invece sono inutili ed è dimostrato. Siamo stanchi di sentir parlare di cose che sono l'opposto della realtà. Perché se continuiamo a farlo fuori da questo palazzo, la gente non capirà mai perché poi ci troviamo in delle situazioni allucinanti. E se la gente fuori non capisce, va a finire che quando poi si trova davanti alla crisi, come è stato in questi ultimi anni, si innervosisce. E se si innervosisce la gente qui fuori, è con noi che se la prende, giustamente. Giustamente, perché se noi non abbiamo il coraggio di essere chiari, di raccontare la verità delle cose, se non abbiamo il coraggio di dire che l'Afghanistan ci costa più di quanto ci servirebbe per salvare questo paese dalla crisi, se non abbiamo il coraggio di dire queste cose, la gente non capirà mai. E se non capisce, ribadisco, si innervosisce quantomeno. E quando poi le aziende chiudono, andiamogli a spiegare chi le sta facendo chiudere queste aziende. Forse le stiamo facendo chiudere noi con le nostre scelte di dove dirottare i soldi che abbiamo. Abbiamo sentito parlare Pistelli di accordi storici, e mi fa ridere il fatto che si riferisse a questi accordi citando la mia collega Marta Grande, che aveva citato a sua volta Lettere contro la guerra di Terzani, perché in quel libro lì si dice l'opposto di quello che forse lui intendeva. Perché
perché nel discorso di Pistelli sembra che si citi gli accordi pregressi come qualcosa che ci chiudono in una struttura dalla quale non possiamo muoverci, non possiamo uscire. Mentre in quel fantastico libro di Terzani si dice sostanzialmente basta con queste strutture, quindi o non ha letto il libro o lo sta citando in modo strumentale. Io dico che, e l'ho detto già ieri, che queste strutture non dobbiamo iniziare a ridiscuterle, perché non è possibile pensare che si scavalchi la nostra Costituzione, l'articolo 11, perché abbiamo delle strutture sovranazionali. Ma allora questo Parlamento, ribadisco, non serve a nulla se questa è la logica delle strutture sovranazionali. Allora facciamo, e potremmo anche parlarne, io sono aperto tranquillamente, il nostro gruppo è assolutamente aperto a discuterne, possiamo parlare di creare veramente un'Europa dei popoli, quindi che abbia un Parlamento unico europeo e quindi non servano più i parlamenti nazionali, che abbia un esercito comune che faccia difesa e non attacco, questa è la mia visione ovviamente, e che abbia un concetto di sociale unico, di benessere unico dell'Europa, e allora possiamo iniziare a parlare di strutture sovranazionali. Finché questo non si realizza, non possiamo permetterci di derogare alla nostra Costituzione perché esistono le strutture sovranazionali, anche perché spesso queste sono elette in modo abbastanza oscuro, abbiamo dei rappresentanti che non sono eletti da nessuno sostanzialmente, specialmente in ambito finanziario. Allora mi chiedo, l'Italia che ruolo vuole avere in queste scelte che condizioneranno il Paese come l'hanno già fatto nel passato e come lo faranno sempre più nel futuro? Perché se l'Italia vuole avere un ruolo per quello che realmente rappresenta, quindi di potenza internazionale, come è sempre stata, per la qualità e il valore del popolo italiano e non per le scelte economico e militari, se l'Italia vuole avere allora questo orientamento, è bene che si inizi qua dentro a discutere di queste tematiche, si inizi a portare fuori in ambito europeo e si faccia capire alle strutture sovranazionali che l'Italia non ci sta a essere schiava di alcune strutture che distruggono la nostra Costituzione e vuole invece dirigere l'orientamento europeo con la coscienza che il popolo italiano ha sempre saputo dimostrare, perché è dall'Italia che sono nate che è nato il Rinascimento, è dall'Italia che sono nati i più grandi moti culturali che il mondo abbia mai visto. E allora in questo contesto ci troviamo, e lo dico qui, l'abbiamo detto anche in aula, ci troviamo ad avere a che fare con ministri come il ministro Mauro, che dopo che in questo Parlamento si è discusso di F-35 e ancora una volta avete preso in giro il popolo, perché il Movimento 5 Stelle aveva proposto di chiudere il programma F-35, dopo questi discorsi abbiamo il ministro Mauro che addirittura viene utilizzato per fare in America la pubblicità per gli F-35, dove dice che per armare la pace, quindi con gli F-35. Ma io mi chiedo, ma il ministro Mauro è il ministro di questo Parlamento o è il ministro della pubblicità americana per gli F-35? Perché le due cose non vanno d'accordo, necessariamente non vanno d'accordo. E allora io mi chiedo, stiamo pubblicizzando gli F-35 all'estero e nel frattempo raccontiamo le barzellette in Italia con la chiusura del programma? Oppure siamo tutti convinti di quello che il governo ha dichiarato? Mettetevi d'accordo, perché il ministro Mauro è un vostro ministro, non è certamente qualcuno messo lì da noi, opposizione. Allora, l'Afghanistan è sicuramente un fallimento, questo lo dobbiamo dire e dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dirlo. Anche chi è stato lì, che le associazioni che in Afghanistan operano, noi abbiamo parlato con tante di queste associazioni, lo possono confermare. E lo confermano perché se durante il giorno in alcune città, e questo si deve specificare come Herat, quelle dove ci sono le cosiddette bolle di sicurezza, noi riusciamo ad avere il controllo di giorno presumibilmente, quando calano le tenebre noi in quei territori non contiamo più nulla. E nelle strade che collegano queste città noi non contiamo nulla. Sono passati 12 anni e se in 12 anni non siamo riusciti a migliorare la situazione di quelle zone, e quando si parla di Afghanistan non si può parlare di due città, si deve parlare dell'Afghanistan, allora evidentemente stiamo andando nella direzione sbagliata. Vogliamo porci questo dubbio in questo Parlamento o no? O basta che un ministro ci venga a dire che in Afghanistan siamo i migliori e allora tutti quanti dobbiamo dire sì, ha ragione, grazie. No, questo è un Parlamento, il Parlamento ha il compito di essere critico con se stessi in primis, di ragionare su cosa stiamo facendo e di ragionare su quello che in base ai dati attuali si deve fare per rimodulare la nostra azione internazionale. Questo non lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo per la complicità del governo che continua a dirci cose che sono l'opposto di quello che sul territorio si vedono. Io ho veramente fiducia nella buona fede di chi lavora nel governo, perché molti di loro singolarmente hanno delle esperienze assolutamente valide in quei territori, ma continuano purtroppo
a dover rappresentare una voce che è quella che serve in realtà a livello mediatico, fuori da questo palazzo. E questo chiaramente contraddice quello che anche loro magari vorrebbero fare come azione poi pratica in quelle zone. Perché quando parliamo, come si dice, off the record, le idee spesso sono le stesse. Però poi quando si viene in quest'aula si viene a raccontare cose che sono l'opposto di quello che ci siamo detti. E allora facciamo un cambiamento reale, partiamo facendolo su questo decreto, sugli emendamenti nostri, ma come i nostri ce ne sono altri validi di altre opposizioni o comunque di altre visioni politiche. L'Afghanistan quindi ribadisco è un fallimento, Djibouti ribadisco, oggi Pistelli poteva quantomeno venirmi a spiegare quando è stato deciso Djibouti, non l'ha fatto neanche oggi, l'ha fatto poi nel Comitato dei Nove dove chiaramente non è di dominio pubblico. Io vorrei che ci venissero a spiegare ancora una volta perché abbiamo questa missione a Djibouti, visto che nessuno di noi l'ha mai vista passare in Parlamento. Allora diciamo che siamo semplicemente delle vittime di accordi che oggi subiamo, diciamolo che esistiamo in Europa perché abbiamo un potere di acquisto, perché la guerra esercita un potere di acquisto, e noi abbiamo dei diritti che ci vincolano, dei doveri che ci vincolano a spendere soldi in armi, quindi diciamolo che in Europa spesso siamo rispettati anche per questo ruolo. Diciamolo che non possiamo più scegliere nulla finché il Parlamento non deciderà di ricominciare a scegliere qualcosa, e questo lo dico ai miei colleghi in quest'aula. Noi abbiamo il diritto e il dovere, come diceva Pistelli, di formare altri popoli, giusto? Solo che noi vogliamo formarli alla pace. Noi vogliamo formarli alla cooperazione, perché quando io ero in Africa e facevamo la formazione alimentare alle donne nei villaggi, io insegnavo come fare polpette di soia, non granate. Io insegnavo come stare in fila ad aspettare la preparazione di cibo, non come scavalcarsi a vicenda per andare a conquistare qualcosa. Questo è quello che vogliamo insegnare, questo è quello che vogliamo dare ai popoli dove andiamo in termini di formazione. L'Italia in questo è un'eccellenza, ce lo riconoscono tutti. E allora convertiamo le nostre missioni armate in missioni come quelle che abbiamo fatto con i carabinieri in passato, andiamo in altre zone del mondo a formare alla sicurezza, a formare anche alla sovranità dei singoli popoli, ma smettiamola di farlo alimentando la guerra, perché quello che facciamo è alimentare i signori della guerra, perché la difesa che noi insegniamo è basata sulle armi. E iniziamo a farlo sulla cooperazione, sulla pace. Se facciamo questo sicuramente avrete tutto il nostro supporto. Che altro? Noi crediamo che, e questo lo dico sempre a Pistelli, che nel suo discorso, riferendosi chiaramente a noi, diceva che è facile parlare di sogni, ma poi dobbiamo fare i conti con la realtà. Io ribadisco un concetto che ho già detto ieri. Noi abbiamo il diritto di sognare un mondo migliore. Voi, ma non perché ve lo dico io, perché siete al governo, avete il dovere di garantire un paese migliore. Se non siete in grado di fare questo, fatevi da parte che lo facciamo noi, non c'è problema. Ma non potete pensare di dirci che non possiamo sognare un mondo migliore, perché quello che noi stiamo sognando oggi lo realizzeremo quando saremo da quella parte. Quindi fatelo oggi voi, oppure fatevi da parte che lo facciamo noi. Grazie. Grazie onorevole Di Stefano. Approfitto per salutare studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo grado Pio X di Treviso che stanno assistendo ai nostri lavori.